Buonasera e bentornati in diretta da Milano, capitale del capitale. Questo è G-Day, il programma che prende le vostre opinioni, le sminuzza in 3.000 pezzi e poi le usa come coriandoli per carnevale. E ora subito il momento più atteso da tutti quelli che in questo istante stanno guardando un altro programma, il momento di Matteo Bordone. Matteo. Buonasera. Buonasera. Come Demi Moore, come Paris Hilton, come Gianni Riotta, come Britney Spears, anche il Santo Padre è su Twitter. Ieri Papa Benedetto XVI ha inaugurato il suo account Twitter personale, incluso nel nuovo portale Vaticano che si chiama news.va. Assistito da un alto prelato, che evidentemente è un cardinale con delega al software, non si sa, ai social network, Ratzinger ha twittato grazie a un noto tablet touchscreen della casa di Cupertino. Grazie, grazie Matteo. La traduzione in italiano di quello che ha appena detto Bordone uscirà domani in allegato con Cavallo Magazine. Sicuramente comunque questo è un passo importante, però io quando ho visto il servizio ITG della TV Vaticana ho notato qualcosa che non mi convinceva troppo. Lo vogliamo rivedere insieme? Con un semplice clic e un tweet il pontefice ha dato inizio oggi a una nuova straordinaria avventura dei media vaticani. Un'occasione unica per la Chiesa di utilizzare ancora una volta le nuove tecnologie a servizio della parola eterna. E noi comunque siamo molto felici di notare che anche il Santo Padre apprezza la tecnologia. Tra l'altro il testo del suo primo tweet è stato "Vi benedico" e il secondo è "Ehi raga, ci si becca all'Angelus". Non so se è su Twitter la donna che sto per presentarvi, ma è stata a lungo su Vogue, è la custode italiana dell'eleganza, la sacerdotessa nazionale dello chic, Lina Sotis. Benvenuta Lina. Ciao Geppi, sei molto più simpatica ancora dal vero. Di solito mi dicono più carina, non più simpatica. Su quello che doveva essere un mestiere non c'erano ancora dei dubbi, ma grazie per avermeli posti così ancora prima di cominciare. Comunque, mentre tu ti riprendi dallo shock di non essere seduta su una poltrona di design ma dentro un frigo deserto, io spiego a chi ci sta guardando perché non deve assolutamente cambiare canale. Stasera parleremo di tagli della finanziaria, politici che non si tagliano alcunché, Rocco Buttiglione che si autoelegge ragazzo immagine dei seduttori cristiani, ma soprattutto avremo con noi Luigi De Magistris che presenterà il consulente a cui ha affidato il compito di far sparire i rifiuti di Napoli. A tra poco. Bentornati a G-Day, stasera nel frigo un'orchidea che non sfiorisce mai, Lina Sotis. Allora Lina, sfrutto subito la tua presenza perché c'è un momento molto elegante che voglio dividere con te. Oggi il presidente Napolitano compie 86 anni e io vorrei fargli gli auguri a modo mio. Ci terrei proprio a fargli gli auguri proprio a modo mio. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Lina, Lina, che ne dici, come sono andata? Beh, non avrai fatto rimpiangere sicuramente Marilyn Monroe. Che fortunatamente però non ci ha visti. E secondo me questo è l'unico lato positivo nel fatto che non c'è più. Comunque, la tua vita è come un romanzo ambientato nei palazzi, diciamo, più sontuosi dell'alta società ed è talmente appassionante che può far sognare noi comuni mortali, anche se riassunta in 10 righe, scritta su un post-it, un po' preghizzonato così, sgualcito, e letto con un forte accento sardo. Però te la faccio ascoltare. Lina Sotis nasce in maniera impeccabile a Roma, in una garbata giornata di aprile del 1944.
Ha scritto per le riviste Amica, Gioie e Ciccetti. Va letta la milanese con la E aperta tipo Ciccetti, se no non si capisce. È vero? Hai scritto su Ciccetti? No, Ciccetti no, però mi sembra molto divertente. E fondiamola insieme. È del 1982 il suo libro Bon Ton, volume che riscuote un enorme successo, soprattutto in Padania. I leghisti lo usano per il tiro al piattello. Per il Corriere della Sera si occupa con tatto, competenza e senso of humor di tutte le cose che Severgnini non ha il tempo di scrivere. È da sempre dispensatrice di consigli utili per tutti, tra i quali ricordiamo se scravattati, l'unico bottone slacciato della camicia è il primo, il pesce crudo va bene ogni tanto, se vai ospite in un frigo non far notare alla conduttrice che si veste come un uovo di Pasqua. Condividi quello che c'è scritto nella tua bio? Beh, a me la mia bio, così piena di fantasia, piace moltissimo. Anzi, sai cosa ti dico? Così. Sì. Cruda e croccante, ti invito con me nel frigidaire. No, guarda, sarebbe un problema proprio a livello di inquadrature, quindi io rimango per il momento qua e subito invece ti invito a condividere un altro momento, insomma, interattivo con cui noi iniziamo la puntata, perché noi per strada l'amiamo la strada, tu forse no, ma noi la amiamo, ed è lì in mezzo a una strada che raccogliamo i vostri titoli. Guardiamoli insieme. Tremonti mi piace, però con quelle parole che dice non si capisce niente. Tremonti mi piace, però con quelle parole che dice non si capisce niente. Negli anni 80 c'erano i segreti di Stato, adesso ci sono le farse. Negli anni 80 c'erano i segreti di Stato, adesso ci sono le farse. Cerco di essere severa con mia figlia, però alla fine lei fa quello che vuole, mi rigira come un calzino. Cerco di essere severa con mia figlia, però alla fine lei fa quello che vuole, mi rigira come un calzino. Dire a una Santanché per me è darle un'offesa pazzesca. Dire a una Santanché per me è darle un'offesa pazzesca. Io mi auguro che vengano tutti toccati. Io mi auguro che vengano tutti toccati. Caro amico, temo che se lo augurino un po' tutti questo, dalla seconda media fino alla terza età, ora che c'è il Viagra, anche oltre. Lina, quale titolo ha colpito di più per eleganza e charme la tua attenzione? Quali di questi signori? Sì, quali di questi contenuti? Oddio, parlo malissimo rispetto a lei. Sì, quale di questi contenuti, dei nostri titoli, sì, portati dai signori della strada? Beh, mi ha colpito molto che sia considerato villano dire santa che. Sì, più epiteto che villano, credo. Che la signora intendesse quel cognome come sinonimo di un insulto. Tu non condividi questo. Quando devi insultare qualcuno, che cognome? Tu non insulti nessuno, uno. Ma dovendolo proprio fare, c'è un cognome che useresti? Un cognome che userei? Che santa? Benissimo, adesso Carolina, un uomo col quale forse c'è una certa affinità intellettuale a livello di ritmo e di verve, perché do la parola a un uomo che pensa che il bon ton sia un dolcetto al cioccolato. Matteo Bordone, vuoi dirmi cortesemente una nuova notizia? Certo, 47 miliardi di euro, è questa la cifra della manovra finanziaria presentata dal ministro Tremonti, con cui dovranno fare Matteo! Con cui dovranno fare i conti in tutti i sensi gli italiani. Da qui al 2014 è una manovra molto complessa, ricca di elementi reali immaginari, gli elementi europei, tassi cespitali, altre cose che potete inventare. L'unica cosa certa di questa manovra è che ritorna il ticket sanitario. Oh, grazie Matteo, che due ritmi che avevi allora. E mi ero fatto prendere. Comunque amici, niente panico, il grosso della manovra si pagherà dal 2013, per cui tranquilli, per quella data l'Italia avrà già dichiarato fallimento. Allora Lina, questa finanziaria rinvia il taglio delle tasse a data da destinarsi. Quando hai sentito la notizia ti sei piegata in due dal ridere o l'avevi già sentita, ti era sembrato? Beh, l'avrò sentita nei miei 67 anni una cosa come circa 10 anni, 10 volte, 30, 40, e 50. Questa volta ci credi? Se non sono bollino bianco, quei 25 euro credo che li pago. Non ho idea. Molto pilatesco, ma se sono... sei un po' pilatesco in questo momento, comunque la legge... La legge finanziaria è di sicuro la legge più importante del governo ed è per questo motivo che è degna non di una semplice domanda, ma addirittura di una prestigiosissima gran domanda.
La manovra finanziaria prevede il ritorno del ticket. Lei è d'accordo o, dovendo stringere i denti, li stringerebbe su un polpaccio di Tremonti? Matteo, risolvi la tua personale finanziaria, guadagnati il compenso e spiega come si vota. Grazie. Per votare semplicemente stringo i denti davanti alla nuova manovra finanziaria, mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Se invece i denti li volete stringere su Tremonti, mandate un sms con scritto 2 allo stesso numero 478-4782. Lina, tu come ti schieri? Allora, al momento buono, dirigerà le mani verso il portafogli o verso la giugulare del ministro dell'economia? E arriverei troppo in ritardo, c'è una fila prima di me e sto aprendo il portafoglio. E tu la fila me la fai all'inglese, quindi sicuramente rimarresti schiacciata dall'entusiasmo italico. Comunque, io non credo che questo accanirsi contro Tremonti sia completamente giustificato, perché anche lui dovrà fare i suoi sacrifici. Allora, sicuramente avrete letto in questi giornali che anche in questi giorni, insomma, ci sono dei ministri che vivranno un 2012 all'insegna dell'austerità, con compensi ridotti del 50%. Il ministro Rotondi, appunto, di cui parlavo prima, ha dichiarato che già ora, tolti vitto e alloggio, gli restano soltanto 4.000 euro al mese. C'è chi già ha lanciato una sottoscrizione, proprio pallottolata dritta in faccia a Rotondi, perché ormai non c'è più vergogna. Allora, guardate come hanno reagito i deputati italiani all'accusa di esagerare col lusso. Lina, vediamo questo spot. Feste, gioielli, ville, vivere negli eccessi, ancora di più. Allora, che cos'è il lusso? È il piacere che ti dà una cosa o è il fatto di possederla? È puntare al massimo, volere sempre di più, non essere soddisfatti, mai. È avidità. Il lusso è un diritto. Allora, Lina, tu hai la stessa consuetudine col lusso di un emiro saudita. Allora, mi dici, chi si è goduto di più il proprio status, secondo te? I politici della Prima Repubblica o quelli della Seconda? Cioè, De Michelis o La Russa? Senti, prima però non vogliamo essere per un attimo contente. Non facciamo che sentir parlare di Bisignani. Adesso sentiremo parlare dei parlamentari bisognosi. Lo so, i parlamentari bisognosi sono una calamità, diciamo, che sta per colpire l'Italia. Comunque, non pensate che la crisi non sia drammatica anche per i politici. Allora, a causa dei tagli, molti di loro, cara Lina, saranno costretti a pagare le escort a 180 giorni. E comunque voi, amici da casa, noi ci preoccupiamo anche di voi. Di sicuro avete uno stile di vita più sobrio e un'abilità di fare di conto molto più spiccata. Allora, qual è il vostro trucco più efficace per arrivare al 27 del mese? Ma raccontate. Fatecelo. Chiamate di giorno e prenotatevi, come per farvi un tailleur su misura. Questo è il numero? 8 4 8 90 60 90. E raccontateci del vostro trucco più efficace per arrivare al 27 del mese. Salvatore da Palermo. Sì, pronto? Sì, pronto, Salvatore da Palermo? Sì, pronto, sono io. Sì. Sono in linea. Sei in linea, anch'io. Ma, quanti anni hai? Ho 65 anni. E cosa fai? Sono invalido civile, 260 euro di pensione mensile. E, diciamo, non si riesce a fare un po' i salti mortali per arrivare a poter spendere questo patrimonio di soldi. Aspetta, però sento del vociare in quella casa, non sei solo? No, sono io con mia moglie e mio figlio, che lavora un po' per i fatti suoi, cioè, diciamo, è un po' indipendente, però siamo io e mia moglie a vivere. Pagare l'affitto di casa e tutto ciò. Ecco, mi manda Rai 3, è diventato all'improvviso. Allora, Salvatore da Palermo, raccontami del tuo trucco, però, che sicuramente la tua condizione ti ha ispirato per arrivare con efficacia al 27 del mese. Vai, Salvo. Allora, per 2 settimane ci tocca mangiare polpette di sarde, perché costa 1 euro al chilo, e riusciamo a fare la cena e nello stesso tempo anche il pranzo, perché con il sughetto e le polpette facciamo il condimento per la pasta. Bene. Mio marito, mi manda Rai 3 a un po' la prova del cuoco. Sì. Salvatore, in bocca al lupo, insomma, richiamaci a settembre. Luciana da Pordenone. Buonasera, finalmente ci sentiamo. Lo so, era un po' preoccupata, infatti. Allora, io devo ringraziare Linda della redazione, perché... Benissimo.
speciale. È come Rottweiler, ti acchiappa i polpacci e non ti molla più. Ah, quindi per te è speciale? No, no, e poi Matteo, no. Guardatelo come si mette, come Lily Gruber. Dove se poi capisci anche quello che dice, riesci anche a votare. Addirittura c'è, cioè, il complimento più grande che ti possono fare. E Luciana, un attimo. Innamorata, no, rispetta i sentimenti. Allora, un po' di disciplina. Ecco, il complimento più grande che ti ha fatto, addirittura si riesce a capire quello che dice quando parla. A volte, no. Riesce a capire, ha detto, capisci? A volte. Ti sei tolto gli occhiali come fosse il preambolo di cosa, al telefono. Un gaga. Saluto la signora Lina Sotis intanto per educazione. Solo per quello, perché sennò... E poi a te non posso dire niente, ma devo fare tanti complimenti ai tuoi genitori per grazie. 80 figlie. Grazie, li condividerò con gioia. Luciana da Pordenona, ma ti senti sola? Ma con chi parli? Hai un'amica che chiamerai dopo? No, mio marito presumo, spero di no, spero che non mi conosca nessuno, però adesso... Non è che ti conoscono, è che attraversano quando ti vedono, perché attacchi dei bottoni clamorosi, Luciana, da Pordenone. No, Linda mi ha detto che devo parlare. Ho capito, ma dopo di me, cioè, o perlomeno in alternanza, non al posto. Attenzione, c'è un principio di soffocamento. Allora rispondo alla domanda, poi 7 secondi, vabbè, allora. Che siamo in una crisi, ma ci sono per 7 secondi. Luciana, quanti anni hai? Non te lo dico perché mi dici che soltanto i vecchi ti seguono. Quindi abbiamo capito che sei sopra i 60. No, no. Cioè... Sopra i 50. 70. Allora, Luciana... 60, Luciana, oh, Pordenone, litigando di nuovo. Luciana, cosa fai? Sono pensionata dello Stato. Pensionata dallo Stato. Ecco, allora, Luciana... Dimmi qual è il tuo trucco più efficace, allora, per arrivare... Allora, siccome io non sono mai arrivata al 27 del mese, quando non ho più soldi, prendo la carta di mio marito, aspetto che lui vada in piscina, la uso, così lui è in acqua e non vede che gli arriva il messaggino su il telefono per il prelievo. Va bene, grazie. Un furto, molto... Si chiama furto, si chiama vivere alle spalle, si chiama essere mantenute. Debole per modo. Me, ma è una ladra, benissimo. Ah, esatto, le ladre hanno un debole per Matteo Bordone. O le patte, o le due cose. Manuel da Porto Rotondo, vedo che i pennarelli scarseggiano. Manuel. Ciao, Geppi. Ciao, Manuel. Quanti Come anni va? Hai? Quanti anni hai? 25. Ok, allora posso trattarti male. Allora, 25 anni, cosa fai nella vita a Porto Rotondo, col mignolo alto? Adesso faccio il marinaio durante la stagione estiva. Arrivederci e grazie. Studio. Il marinaio a Porto Rotondo, me la immagino la vita di stenti che farai. Si prende il sole, fa caldo, si sta bene. Bene, ma non sei sardo? No, sono di Genova. Ascolta, raccontami, caro Manuel, che hai una donna in ogni porto come Tavernello, io mi porto Tavernello in ogni porto, raccontami... Magari. Tavernello. Si riferiva alla donna. Alla donna, Tavernello buono, buonissimo, se no proprio ci denunciano, buono, proprio, balatro, dove io per memoria, anche ronco, tutti li abbiamo detti. Allora, il tuo trucco più efficace per arrivare al 27 del mese, vai Manuel. Praticamente usare il fondo cassa dell'armatore, poi quando non ci sono più soldi raccontargli che sono finiti in mare. Grazie, Manuel a Porto Rotondo, quindi cari armatori, quando mancano dei soldi, sapete che Porto Rotondo è abitata da un ladro. Io scommetto che tu non hai problemi ad arrivare al 27 del mese. E se... Io sono una pensionata dello Stato. Anche tu? Sì, ma sono molto molto attenta. E hai dei trucchetti? Meno rotonda del ministro Rotondi, che chiaramente spende tantissimo. Lina, ma a che cosa non deve mai rinunciare una donna, una vera signora, anche quando si trova in ristrettezze economiche, che ne so, tipo il registratore nella borsetta per ricattare il capo ufficio, o tu avevi altri metodi più eleganti? Allora, diciamo che una donna... Le donne si dividono in tre tipi, donne, donnette, donnacce. E donnone anche. Quattro. Però essere una donnona non esclude di far parte delle prime tre categorie, quindi rimaniamo a tre. Beh, donne, donnine e donnacce. Donne, donnette e donnacce. Noi pensiamo di voler essere donne. Allora, la prima cosa è sicuramente una parsimonia assoluta e una non ostentazione di niente. Si risparmia moltissimo. Già questo ti fa risparmiare.
Uno, due. Due. E mangia poco. Mangia poco. Risparmi. Per carità, decidi che la maglietta bianca è la cosa migliore al mondo. No, infatti è vero, fare Miss Maglietta Bagnata ne terrò conto. Comunque, anche tra i politici, la legge dell'amore, guarda, supera ogni ostacolo. E non importa se l'ostacolo in qualche caso è dato dal reddito, dall'età o dall'altezza, vero Matteo? Perché abbiamo un'altra notizia che mi pesca sul superfluo e il non, con cui quando, parlare tra poco con Lina. Prego, quando Matteo. Deve dare contro alle persone in difficoltà, chiama in causa me. Renato Brunetta, il ministro... Nonostante l'austerità, ministro, piccolo, volevo dire, non stavo per dirlo, poi non l'ho detto, il ministro simpatico e prestante, nonostante l'austerità che gli imporrà la finanziaria, si sposa comunque, proprio perché si affacciano periodi di ristrettezze anche per i politici più in vista. Il ministro della funzione pubblica non ha rinunciato a una nutritissima lista nozze. Allora, Carolina, noi la lista nozze di Brunetta ha acceso mille fantasie. Allora, pensavamo di trovarci dentro, che ne so, i Lego, cioè dei giochini, anche in invece no, abbiamo proprio la lista vera. Allora, tu che hai un sito che ha il tuo nome, Lina Sotis, tranquilla, punto? It. Perché tranquilla? No, tranquilla. Perché te l'ho chiesto, del resto, si capisce. Per la flemma proverbiale con cui porgi le notizie, anche scrivendo? Tranquilla, perché se tu clicchi su tranquilla, ricevi delle risposte tranquille, in un modo tranquillo, e vai tranquilla a fare quello che ti è stato detto. Allora, con questa tranquillità, mentre il cielo si apre in uno squarcio di temporale qua a Milano, io ti faccio vedere le foto delle cose, gli oggetti che sono nella lista nozze di Titti, la moglie futura di Brunetta, e tu mi dovrai dire se sono chic o cheap. Questo è il primo oggetto, il primo regalo. In realtà è un come si chiama? Un zerbino. No, gruppo, tappeti. Tappetino. Tappeto. 10 tappeti non Klim, non cinesi, non Busson, da 712 a 6.000 lotto. Euro. La parola lotto. Che cercavi era lotto. Lotto, cavolo, sembra la indovino con una. Allora, 10 tappeti. Lina. Faceva prima a farsi regalare 400 metri di quadri di moquette. Questi tappeti sono chic o cheap? Ma Geppi, ma prova un attimo a... Immagina, il ministro Brunetta si sente un sultano e ha bisogno di un intero lotto di tappeti per la sua sulamita Titti. Per la sua? Sulamita, ovvero preferita. Adesso le chiamano escort, prima invece. Ma quella era. Ma dai, ma non, è, cioè non dice niente, ma quando le dice Pepe, ma quella se lo sta per sposare. Lei intanto me lo sta impalmando il diciamo, sultano, il sultano. Il bignamino dell'essere umano maschile. Cioè, quello ci avrà tutto. Secondo regalo, così una roba normale: 3 ulivi, 4.500 euro l'uno. Ulivi, ulivi, chissà, forse c'è anche un significato politico. Lina, chic o cheap? Tre ulivi. I tre ulivi fanno pensare che c'è anche un terreno e forse una casa dove saranno piantati, e questo evocare ricchezza è terribilmente cheap. E poi forse Brunetta farà il mezzadro. Andiamo col terzo tipo di dono: due testiere per il talamo matrimoniale da 700 a 1000 euro. Le testiere come le reputi, Lina? Chic o cheap? Ma francamente, per un signore ministro e una Titti ne basta una. Risparmiamo. Brava, quindi cheap. Il quarto regalo della lista nozze è così: capitelli a piacere, cifra non comunicata, capitelli da sbattere in faccia, non si sa. Forse. Capitelli, per carità. Via, non hanno nemmeno una possibilità di C e C. Via. Via. Abbiamo un quinto oggetto? Sì, che è questo, un divano a 1626 euro. Io credevo che i politici volessero solo una poltrona, invece no, anche un divano. Chic o cheap? Senti, gli abbiamo levato le testiere, gli abbiamo praticamente levato anche il letto, lasciamogli il divano. Lasciamolo acciambellare nel divano a 1626 euro. Comunque, allora, il matrimonio di Renato e Titti radunerà alcuni tra i nomi più importanti del paese. Allora, la lista degli invitati, Carolina, è così ricca di nomi prestigiosi che l'hanno fatta compilare direttamente all'uomo che tu prima hai nominato, Luigi Bisignani. Allora, va per la maggiore tra i procuratori della Repubblica, ma soprattutto
adesso tra tutti quelli che vogliono aderire alla P4. Quindi vediamo chi c'è oggi, proprio notizie fresche fresche, nella P4. Il primo è Fabrizio Cicchito. Si era trovato così bene con la P2 che ha pensato che tanto valesse raddoppiare. Le seconde sono Paola e Chiara. Hanno saputo che la P4 è sotto intercettazione da un anno ed è l'unico modo che hanno di farsi ascoltare. Abbiamo anche Maria Stella Gelmini, perché dopo l'ennesimo sfondone sui poeti della maturità ha pensato che era meglio nascondersi sotto un bel cappuccio. Allora, Lina, tu sei circondata da persone influenti. Quanti dei tuoi amici sono iscritti alla P4? Puoi dirmelo? Tanto non puoi rispondermi male, perché sarebbe caffone e tu non lo sei. Senti, sai che questa è la gag che si fa di più? Tutti dicono, ah, non conto proprio niente, perché non ho nessun amico ai tempi della P2, adesso della P4. Da parte tua, io ormai sono una vecchia signora. No! Non è così gentile farmi sapere che non conto niente, perché non ho nessun amico così importante. Ma guarda che qualche volta non avere amici è meglio. Può darsi, in ogni modo diciamo che alla P5 arriverò meglio. Ecco, la P5 troverai ad attenderti Matteo Bordone. Bene. Dichiarazioni clamorose dell'ex fidanzato di Nicole Minetti, agli atti ancora non iscritto a nessuna P. Per ex fidanzato non intendiamo il proprietario del Milan, di Mediaset e di un sacco di altra roba, parliamo dell'altro fidanzato, l'imprenditore Simone Giancola, che a Vanity Fair ha dichiarato: l'ho lasciata perché mi ha mentito. Dalle intercettazioni pubblicate sui giornali ho scoperto che Nicole mi diceva di essere a Rimini dai genitori, in realtà, dice l'ex fidanzato, quell'altro stava ad Arcore. Nicole Minetti mentiva al fidanzato? Ma io non ci posso credere, veramente? Ma sei sconvolta anche tu, Lina? Ma sai, però, com'è ricca questa tua trasmissione. Ho imparato due cose. Posso dire? Sì. Che santa Minetti. E comunque sono frasi che sicuramente ritroveremo domani e titoleranno tutti i giornali questa che sai fare le sillabe, io invece ho capito benissimo questo. Comunque c'è da dire che senza intercettazioni Nicole, il fidanzato, ce l'avrebbe ancora. Cioè, allora mi chiedo, non si starà esagerando, Lina? Allora, su questo tema abbiamo preparato uno dei nostri sondaggi con risposte rigorosamente false. E il nostro, come lei saprà, come lei saprà, per preservare la sicurezza nazionale, dal 30 ottobre 2011 i servizi segreti intercetteranno il primo minuto di tutte le conversazioni telefoniche. Lei è d'accordo? Trovo che sia scandaloso. È uno stato di polizia. Sì, non sono contrarissima. Sì, la finalità di questa legge? Sono tendenzialmente d'accordo, non vedo nulla di male, ma nel momento in cui questa cosa, questa notizia è resa pubblica, è ovvio che tutte le persone nel primo minuto di conversazione, se hanno qualcosa da nascondere, ovviamente non ne parleranno. In fondo lei che cosa dice nel primo minuto di conversazione? Si saluta, pronto, ciao, e poi dopo si parla. Di fatto nessuno poi ci farà caso, la gente non è che penserà al primo minuto mi concentro su che cosa dico, ci si dimenticherà. In questo modo chi ha qualcosa da nascondere aspetterà che passi il minuto. Alla fine ci guadagneranno le compagnie telefoniche. Hai visto, Lina? Comunque ci hanno creduto. Bene, il dato è tratto, fra un po' leggiamo risultato alla gran domanda. Hai visto, Lina? Ci hanno creduto. Senza intercettazioni sarebbe tutto più libero. No, ma devo dire che l'ultima signora è molto spiritosa. Ci guadagneranno le credo proprio di sì. Io in ogni modo il fatto che qualcuno stia a ascoltare la conversazione che avrò con te domani, Geppi, quando ti ringrazierò di questa ospitalità, mi sembra una pena per quel poveraccio. No, ma tanto sentiranno pochissimo quelli che ci ascolteranno, perché tu parli a voce molto bassa, mentre io in confronto urlo un po' troppo. E tra l'altro mi sembra che sia arrivato il momento di dire come si è risolta la nostra gran domanda. La manovra finanziaria prevede il ritorno del ticket, lei è d'accordo? Dovendo stringere i denti li stringerebbe su un polpaccio di Tremonti? Li stringerebbe volentieri su un polpaccio di Tremonti il 97% delle persone che hanno scelto di votare. E quindi, Carolina, ti do in anticipazione, prima di lasciarti, i nostri titoli di quest'oggi, che sono
questi? No, non te li darò, te li darò volentieri. Toscana, segretaria del circolo PD, si dimette per aver girato un film porno, ma lei si difende, imitavo D'Alema, prendevo tutte le posizioni possibili. E già Saldimania, si comincia sabato a Roma, grande attesa per l'offerta di 2 scilipoti al prezzo di 1. E il terzo titolo, inventatelo perché siamo in ritardo. Ringrazio Lina Stottis, ringrazio Matteo Bordone, ci vediamo domani. Ciao!